Risvegliare le loro abilità non è sempre semplice, perché l'utilizzo del coltello l'anno scorso era veramente un problema, i cerotti li abbiamo fatti rincarare, però adesso sono bravi, anche parsimoniosi, e questo è orgoglio proprio di progetto della conserveria. È trascorso un anno tra marmellate, succhi di frutta e conserve da quel taglio del nastro che ha inaugurato il laboratorio di trasformazione e la conserveria di Castiglion Fiorentino e che ha dato la via ad un innovativo percorso in cui i ragazzi autistici dell'associazione Ragazzi Speciali Ollus si sono potuti sperimentare imparando un mestiere. Quest'anno è stato veramente un anno grande, ricco di tante soddisfazioni, ma anche di tanti prodotti. I prodotti che abbiamo sfornato sono circa 60 prodotti, che per un solo anno con prodotti non sempre trovati ad hoc, perché magari reperiti con il passaparola. E è bello perché siamo riusciti comunque a trasformarli con le nostre abilità che abbiamo. Ai festeggiamenti ha partecipato anche l'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi, come per chiudere metaforicamente un cerchio. L'esperienza dei ragazzi era infatti iniziata alcuni anni fa con il sostegno dei bandi regionali per l'agricoltura sociale. Io credo che c'è la soddisfazione e la consapevolezza di aver speso bene risorse pubbliche. Venire qui stamani mattina vuol dire rafforzare intanto a chi ha pensato questo progetto di siamo sulla strada giusta, andiamo avanti. Vuol dire sensibilizzare anche le istituzioni locali nel capire che queste iniziative debbono essere supportate in qualsiasi modo. E poi vuol dire creare un insieme fra le famiglie, questi ragazzi, e far capire che questi ragazzi, se stanno insieme, se sono assistiti, non sono un peso per la società, anzi possono effettivamente da questo tipo di iniziative rendersi utili. Nel futuro della conserveria, il mercato delle logge del grano e il maggio castiglionese. Le logge del grano è una bella realtà, uno perché è una soddisfazione essere insieme agli altri agricoltori, e l'altro abbiamo preso un negozio temporaneo nel maggio castiglionese, dove sarà un po' un trampolino di lancio. Vedremo se è possibile poi anche aprire un negozio in futuro oppure è soltanto per farsi conoscere meglio.